L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. L'articolo 11 della Costituzione è l'articolo su cui si fonda la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni internazionali e fra queste ovviamente anche all'Unione Europea. L'articolo 11 per la verità non è stato pensato per l'entrata dell'Italia in quella che allora era la Comunità Economica Europea, ma è stato pensato per favorire l'adesione dell'Italia all'ONU, all'Organizzazione delle Nazioni Unite, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. E per questo l'articolo 11 si apre con il principio pacifista secondo cui l'Italia ripudia la guerra e aderisce a tutte le organizzazioni internazionali che abbiano questa finalità. Secondo me l'Unione Europea è stata un'ottima idea. Sì, certo, questo sì. Sì, è stata una buona idea perché comunque abbiamo tanto cercato questa Europa unita. Per far sì che tutti quanti abbiamo gli stessi diritti e per essere uniti, come dice la parola stessa. I cittadini europei percepiscono chiaramente di far parte essenzialmente di una comunità valoriale. Penso che l'Unione Europea sia una cosa importante per me personalmente, poiché rispecchio in me stesso tutte le nazionalità europee. Ha unito sicuramente dei paesi che hanno sì delle differenze, ma anche dei valori in comune. Ci si può sentire sicuramente più parte di qualcosa. I valori dell'Unione Europea, no? Come unione che ha voluto prendere un po' da tutte le nazioni. È molto sulla carta, ma nella realtà questa cosa non l'abbiamo vista. L'Europa è di fatto una comunità di valori e non a caso l'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea attualmente vigente parla proprio dei valori fondamentali dell'Unione, quindi proprio anche i trattati stessi identificano l'Europa essenzialmente come una comunità valoriale. Sulla Unione Europea mi sento metà sì e metà no, dico 50 e 50. Come tutte le cose c'è da migliorare tantissimo, c'ho molta amarezza sulla nostra moneta, è stata molto abbassata, soprattutto negli stipendi dei cittadini, della gente comune. Quello che sfugge effettivamente alla percezione del cittadino medio è il fatto che l'Europa non è soltanto un ambiente, per così dire, culturale o valoriale, ma è un'organizzazione di tipo economico. Secondo me l'affare economico nell'Europa sta al primo posto e poi viene tutto il resto, come affare economico, one. Cioè tutti sanno che è un'organizzazione di tipo economico, ma di fatto che cosa questo comporti e quanto questo abbia influenza nelle vite poi di ognuno di noi tende a sfuggire. Io penso che chi sta troppo in alto non capisca del tutto i problemi di chi vive quotidianamente un negozio come questo, no? La realtà di, non so, di prendere un autobus affollato, di avere una piccola attività e di punto in bianco giallo, verde, rosso e viene chiuso tutto. Ma secondo me i grandi dovrebbero venire con i piccoli, perché i piccoli stanno sempre sul pezzo, sui problemi della vita. Sì, ci riuniamo da grandi, ma tra grandi loro i problemi se ne possono avere, ma sono molto pochi rispetto alla gente comune. Tante persone danno per acquisiti determinati determinati stili di vita, determinati comportamenti, determinate situazioni, ecco, le danno per scontate e non ricollegano l'esistenza di queste situazioni al fatto che esista l'Unione Europea. Non mi sento seguito, tutelato, non vedo proprio nessun progetto, specialmente per i giovani. Di solito si riuniscono i grandi. Ci sono delle riunioni che fanno questi congressi e decidono comunque per tutti i paesi appartenenti. Non penso che il fulcro, il nucleo dell'Unione Europea ascolti tutte le Nazioni Unite. La sento distante, seppur mi considero un cittadino italiano e europeo, però so che nel mondo e nell'Europa siamo tantissimi, quindi
non la sento così vicina all'istituzione europea così come quella italiana, ecco. I cittadini non hanno un contatto diretto con le istituzioni europee, hanno un contatto diretto con le loro istituzioni nazionali o locali e con i mezzi di comunicazione, quindi con gli organi di informazione del paese in cui vivono. E spesso quello che viene, come dire, trasmesso da queste agenzie di informazione è il fatto che dobbiamo fare così perché purtroppo è un obbligo che proviene dall'Unione Europea, perché ci sono i burocrati di Bruxelles che decidono e noi purtroppo dobbiamo fare come dicono loro. E quindi ecco, questo messaggio dà la percezione ai cittadini che l'Europa sia un qualcosa di lontano, un qualcosa che detta regole scomode di cui il nostro paese farebbe volentieri a meno, ma insomma, pur di stare tutti insieme cerchiamo di rispettarle. E quindi non è vista come una comunità di stati che cerca di cooperare per il bene comune, ma come un ente in qualche modo scollegato dal nostro stato che detta regole poco simpatiche che a fatica bisogna rispettare, perché altrimenti noi potremmo fare in modo diverso, e per tanti cosiddetti sovranisti, se si facesse in modo diverso, le cose andrebbero magari anche meglio.